Rimmel, la Fondazione Francesca Rava e il fotografo Stefano Guindani si uniscono per promuovere un progetto creato per le donne. Lo sguardo verso il futuro, scatti inediti a favore dell'ospedale San Damien in Haiti. Siamo al MIA, rassegna fotografica milanese ideata da Fabio Castelli e giunta alla sua terza edizione. Tra i 230 espositori nazionali ed internazionali noi ci troviamo all'interno dello stand Rimmel che espone le immagini scattate da Stefano Guindani. Immagini che saranno in vendita e il cui ricavato andrà devoluto alla Fondazione Francesca Rava. Sono qui con l'artista Stefano Guindani. Stefano, raccontaci di queste fotografie che portano il titolo Uno sguardo verso il futuro. Come sono nate e che cosa vorresti esprimessero? Guarda, un'idea di Rimmel. Abbiamo andato in giro un taxi per Milano durante il Salone del Mobile, un taxi inglese. Abbiamo scelto quattro ragazze che dessero uno sguardo verso il futuro, che avevano uno sguardo proprio che facesse il mood dell'idea, era questo qua, uno sguardo verso il futuro. Abbiamo preso queste tre ragazze, le abbiamo trasformate, che poi sono quattro, scusami, per una giornata in piccole star, e gli abbiamo fatto fare le modelle professioniste con truccatori, parrucchieri, tutto quello che può riguardare un vero servizio fotografico. E abbiamo fatto queste immagini con delle ragazze assolutamente normali, torno a dire, e dopodiché abbiamo deciso questi interventi calligrafici per rendere l'immagine un po' più forte, con un messaggio ancora più forte. L'idea è proprio quello di un messaggio per un futuro migliore per le donne in particolare, e abbiamo scelto le donne più sfortunate del mondo, quelle di Haiti. Il ricavato di queste foto che sono in vendita sarà totalmente devoluto al 100% all'ospedale pediatrico San Damien di Haiti tramite la Fondazione Francesca Rava. E ricordiamo infatti che qui le immagini esposte sono tre, ma ce n'è una quarta che è visibile sul web. Sì, c'è una quarta serie di foto che è formata da 10 immagini con una tiratura di 10 pezzi perché è un po' più piccola, e è visibile e acquistabile solo su internet tramite sul sito della Fondazione Francesca Rava. Felici dell'incontro magico tra Fondazione Francesca Rava e Rimmel, un'azienda che si dedica alle donne, si dedica a dare emozioni, a seguirle nel quotidiano e ad accompagnarle con i suoi colori. Ha scelto di essere vicino a un progetto importante della Fondazione Francesca Rava, NPH Italia, a favore di donne che sono geograficamente più lontane ma che nel quotidiano affrontano problemi giganteschi. Sono le donne che arrivano con grande difficoltà e dopo aver fatto chilometri anche a piedi all'ospedale pediatrico San Damien, che è l'unico ospedale pediatrico gratuito dell'isola di Haiti, un'isola del quarto mondo, e arrivano per dare alla luce i loro bambini in condizioni molto difficili, assistite come in un ospedale del primo mondo.